Benvenuti a Cosa c'è da sapere, approfondimenti di attualità, cultura, economia, politica e società a cura delle redazioni di Economia News e Ok Italia Parliamone. Il video di oggi parla e ci serve per parlare delle cartelle esattoriali perché grazie alla nuova legge di bilancio del 2022 vengono finalmente eliminati gli oneri di riscossione che passano a carico dello Stato. Cartelle esattoriali dunque più leggere, quelle che saranno recapitate, iniziano ad essere recapitate già dal 1 gennaio 2022 perché viene a meno a carico del contribuente il 3% che ricordiamo veniva calcolato come onere di riscossione. La cartella esattoriale si limiterà dunque a contenere l'importo totale da saldare, l'indicazione dell'ente che ne ha fatto richiesta, oltre al dettaglio degli importi a debito che saranno come sempre divisi tra imposta, sanzione ed interessi e anche all'aggiunta delle spese di notifica che spettano come sempre all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Scompare quindi dalla cartella la voce onere di riscossione e che praticamente lo ricordiamo a tutti è quanto spetta l'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'attività di recupero crediti. Questo costo sin d'ora, quindi dal 1 gennaio 2022, sarà sostenuto direttamente dallo Stato grazie alla copertura che è stata data dalla legge di bilancio 2022 con appositi fondi stanziati proprio per coprire i costi di gestione del Servizio Nazionale di Riscossione. Il risparmio per i contribuenti non sarà un risparmio da poco, in quanto ricordiamo che nei casi di pagamento della cartella entro i 60 giorni dalla venuta notifica l'onere di riscossione era calcolato in misura del 3% da calcolare sempre sulla somma della imposta da pagare, delle sanzioni applicate e anche degli interessi e spese notifica dell'atto. Superati i 60 giorni la cosa si faceva ancora più dura perché addirittura questo onere di riscossione veniva raddoppiato, raggiungeva il 6% e per di più veniva calcolato anche sugli interessi di mora che venivano applicati, quindi non soltanto sulle spese che avevamo detto prima. La nota dolente di questa buona notizia, purtroppo ahimè c'è una nota dolente e che non è stata prevista purtroppo la retroattività e pertanto per tutte le cartelle esattoriali che sono state consegnate prima, notificate prima della data del 1 gennaio, quindi anche il 31 dicembre dello scorso anno, si dovrà regolarmente continuare a pagare gli oneri di riscossione. Io ringrazio come sempre tutti, ma rimando come d'abitudine per maggiori approfondimenti sulle pagine del nostro quotidiano economico Economia News. Arrivederci a tutti.